Carissime amiche web spettatrici, carissimi amici web spettatori, ben tornati, ben ritrovati in diretta su Salvo 5.0. Ecco, come vi avevo preannunciato nel Mi Scappa la Diretta, sono in compagnia di Francesco Neri, un amico che adesso vi presenterò e con il quale parleremo di argomenti veramente molto, molto interessanti. Permettetemi però di cominciare dando il benvenuto al mio ospite. Francesco, benvenuto e grazie per la tua disponibilità. Grazie a voi, ovviamente. Allora, cari amici, per voi che seguite in modo più o meno assiduo Salvo 5.0, saprete che abbiamo fatto tanti tentativi prima dell'estate con Francesco, ma c'erano sempre problemi tecnici che purtroppo non ci hanno permesso di fare questa intervista. Oggi sembra che il collegamento internet regga e quindi siamo finalmente in grado di darvi una serie di informazioni veramente molto molto interessanti per chi cerca di sganciarsi dalla Matrix, ecco, lo dico così in modo sintetico. Allora Francesco, la prima domanda che ti faccio è, te l'ho già fatta in privato ma ti prego di dirla per il nostro pubblico, da dove nasce l'idea di questo nome, Resilienze? Io ammetto, prima di conoscerti non l'avevo mai sentita nominare, nonostante insomma possa definirmi di avere una cultura diciamo media, ecco. Quindi cosa vuol dire Resilienze, come mai avete scelto questo nome e raccontaci un po' la storia del vostro gruppo. Allora, resilienza al singolare è un termine mutuato dall'ingegneria, è la caratteristica dei materiali, metalli, lamine, di resistere alle grandi sollecitazioni senza spezzarsi. Per quanto riguarda invece, noi lo applichiamo in maniera diversa, non siamo ingegneri e non ci interessiamo di metallurgia, lo applichiamo a quella che è una comunità, un territorio. La resilienza di un territorio, la punta degli abitanti di quel territorio, resistere ai cambiamenti ancorché questi possano essere drammatici. No, resistere però non è un termine perfetto, infatti avremmo parlato di stenza. Resilienza rende una popolazione in grado di adattarsi positivamente ai cambiamenti, magari addirittura migliorando il proprio stato. Quindi noi stiamo lavorando affinché il nostro territorio, il Zagarolo, e sia però Palestrina, Gallicano, ma se abitassi a Ravello, il Modrone lo fai lì, perché è importante è agire localmente. Il nostro interesse è dire il nostro territorio, diciamo la popolazione del nostro territorio, resiliente, quindi in grado di adattarsi a cambiamenti epocali che sono in arrivo, già in corso, altrimenti la metterebbero in grave difficoltà. Il nostro assunto basico è che se altri posseggono ciò che ci serve per vivere, posseggono noi. La nostra libertà è di facciata, non è reale. Quindi siamo partiti dal cibo, siamo partiti da rendere autonome le popolazioni partendo dalle cose basiche. Quindi il primo capitolo è il cibo, il secondo è l'energia, il terzo è il senso di comunità basato anche su una moneta locale, che noi abbiamo chiamato crediti. Oh, benissimo. Allora, senti Francesco, io ti devo chiedere una grande gentilezza di prepararti con il telefono, perché ti chiamerò al telefono, perché purtroppo la banda internet non è adeguata e quindi il tuo audio arriva a spizzico e bocconi. E allora almeno per l'audio utilizziamo il telefono. Il video, anche se si blocca, non è grave, perché tanto quello che conta sono le parole e non l'apparenza. Ecco, quindi per cortesia dimmi se sta squillando il telefono. E ti prego di usare il telefono per farmi sentire la tua voce. Ecco. Ecco qua. Usiamo questo. Magari adesso come facciamo per evitare questo ritorno? Allora. Ecco. Quindi, come facciamo? Come facciamo? Tu dovresti... Io ho abbassato la mia cassa. Ah, aspetta, ecco, io abbasso proprio il volume del computer. Ti sento solo via telefono. Proviamo, parla così. Eccomi qua. Oh, molto bene, molto bene. Mi dispiace, Francesco, di chiederti questa cosa, ma noi qui siamo in Italia, dove come connessione internet praticamente siamo a livelli veramente da terzo mondo, e quindi purtroppo non ce la facciamo. Infatti anche Skype mi dà il segnale che il collegamento è giallo, ecco, non è rosso ma è giallo. Altro, io ne ho due, cioè sia Infostrada che Netetica. E vanno tutte e due una meraviglia in questo momento. Cioè, non so tu quale stai usando in questo momento, ma in questo momento però non va bene, l'audio non va bene. Arriva a tratti. Però diciamo che più o meno quello che tu hai detto si è capito. Allora, siete un gruppo di persone che vi siete... Sì, lo so, ecco, vedi, Massimo Damassa dice si sente seghettato. Infatti abbiamo risolto in questo modo, caro Massimo, con il telefono.
Allora, quindi un gruppo di persone che si sono messe insieme per pensare prima di tutto ai bisogni primari, perché come tu hai spiegato, se qualcuno possiede quello che ci serve per vivere, praticamente possiede noi. Ho sintetizzato. Assolutamente, sì. Okay. Esattamente. E allora, questi bisogni primari li vogliamo elencare? Se vuoi però faccio un piccolo pregresso. Il tutto è nato da una serie di conferenze, perché noi c'eravamo queste cose del fatto che l'oligarchia, attraverso il fatto che il cibo viene dall'Africa, dall'Asia, addirittura i pelati dalla Cina, non siamo più padroni di nessuna produzione o quasi, infatti che l'oligarchia lungo questi fili ci tira come dei, ci tratta come dei burattini, e quindi per antagonizzare questo processo che è in corso noi eravamo convinti, io ero convinto, che l'unica maniera fosse la divulgazione più intensiva possibile, quindi mi sono messo a fare conferenze, ma c'è un ma. Quando la gente gli parli, anche se parli bene, gli spieghi tutto e sgranano gli occhi, se sei bravo ti dicono anche ah, complimenti, molto bene, interessante tutto, però dopo tornano a casa e trovano il figlio con una con dei voti negativi, la moglie è incazzata, o il marito, dipende, o peggio ancora, una cartella di Equitalia e un conguaglio dell'Enel, e tu passi definitivamente nel dimenticatoio. In pratica la gente è stravolta dal quotidiano, e quindi abbiamo capito proprio assolutamente che l'unica maniera è fare. È inutile invocare le grandi rivoluzioni globali e mondiali tramite la divulgazione, l'unica maniera è prendere un pezzo piccolo di mondo, quello che abbiamo vicino, e renderlo come vorremmo. La rivoluzione parte dal locale, anzi, dal locale per eccellenza, diciamo, noi stessi. Ecco, questa è la consapevolezza che ci ha mosso. Bene, ora, per venire alla tua domanda, sì. I beni primari, i bisogni primari. Il bisogno primario per eccellenza è il cibo. Ora come ora, appunto, ne parlavo, lo dicevo 2 minuti fa, il cibo viene da lontanissimo, le farine vengono dal Kansas, dal Canada, dal Minnesota, la frutta dall'Africa e dall'Asia, l'energia dal Medio Oriente, i pelati dalla Cina, arriva tutto da chissà dove, e non ha senso, prima cosa perché sta dei mesi in nave, poi dei mesi in silos, poi sui camion, poi sui treni, quindi ci arriva della roba di qualità infima, che, di cui non possiamo assolutamente controllare la qualità, probabilmente piena di OGM, di conservanti, di glifosati e così via. Ma nonostante sia di qualità mediocre, se non arrivasse noi saremmo nei guai subito, perché non ce l'abbiamo di nostro. Io leggevo da qualche parte che Roma, la città di Roma, ha 1,5 giorni di autonomia alimentare. Quindi se i corrieri, se i camion non scaricassero il cibo a Roma, dopo 2, 3, 4 giorni c'è la gente in giro per strada a cercare il cibo. E sarebbe un problema non da poco, nonostante Roma insista sull'agro agricolo più grande d'Europa, mi sembra. Però ci coltivano il tabacco che va chissà dove, ci fanno un po' di tutto, ma grano in giro io non ne vedo. Quindi noi saremo senza farina e senza pane in pochissimo tempo. Noi vogliamo nel nostro piccolissimo ovviare a questo. Proprio tra 10 giorni facciamo il primo campo di grano qui alla Bico, 1 ettaro. Non risolviamo i problemi di nessuno, e nessuno può risolvere i problemi del mondo, ma se ognuno facesse la propria piccola rivoluzione vinceremmo domani. Non c'è altra strada, noi pensiamo. Bene, io sono assolutamente d'accordo con quello che hai appena detto, perché l'ho capito, cioè io prima mi impegnavo in politica pensando che fosse la politica a doverci risolvere i problemi, ma poi mi sono reso conto che la politica appunto fa parte di un giochino dove i politicanti più o meno onesti, anche i più onestissimi, i più onesti di tutti, sono comunque degli attori che non possono far nulla. L'unica vera arma è la consapevolezza. E allora ecco perché ho scelto di non fare più attività politica, ma di fare attività nel campo dell'informazione, perché oltre che aiutare me stesso vorrei provare a far ragionare anche qualcun altro. Ecco, questo è quello è il mio obiettivo. E ovviamente, come ti ho detto in una delle telefonate di un paio di settimane fa, io nel giro di un tempo ragionevole, ma veramente di pochissimi anni, mi trasferirò in Sicilia, dove ho un pezzettino di terra, in modo da, produrmi quello che mangerò, diciamo l'80% di quello che mangerò. Ecco, questo è l'obiettivo. Bravo. Ecco, Francesco, dammi qualche numero. Cioè, voi da quanto tempo vi siete riuniti in questo gruppo che si chiama Resilienze, e quali sono i vostri risultati? Come dicevi, non potrete risolvere i problemi del mondo, però magari avete già una comunità che magari, che ne so, mangia l'80% di quello che produce, o meglio, scusami, produce l'80% di quello che mangia.
oppure, che ne so, altri come direbbero all'università con gli inglesismi, altri achievement, ecco. Guarda, noi abbiamo festeggiato un anno esatto dal primo Permablitz. Ecco, cos'è un Permablitz? Permablitz, ne facciamo uno domenica prossima 20. Ci si riunisce tutti, 10, 15, 20 persone di solito, e si crea un orto. Si scava, si ammucchia, si taglia la legna, se è da mettere sotto, in alcuni orti si fa così, poi si spiana col rastrello, si rompono le zolle, si mettono i tubi di irrigazione ad ala gocciolante, si mette la paglia e per ultima operazione si mettono le piantine a dimora. Di solito si riescono a fare due bancali in un giorno, due bancali larghi, 1,5 lungo 10. Noi, appunto, e questo è un permablitz, domenica ne facciamo uno un po' scomodo perché in un bosco inclinato bisogna tagliare alcuni rami grossi di alberi e metterli sotto, quindi riusciremo a fare un bancale solo perché è particolarmente oneroso in termini operativi. Noi abbiamo festeggiato un anno di attività l'8 giugno e abbiamo fatto un conto un po' raffazzonato, non preciso. In un anno abbiamo fatto 100 bancali in 12 orti diversi in 10 comuni, 43 permablitz, perché ci sono stati i permablitz anche per la costruzione della serra, del semenzaio e di alcune altre cose. E in un anno quindi 100 bancali, 13 in 13 orti diversi, e più 43 permablitz, 15 conferenze, e in base, cioè come frutto di questa operazione e della divulgazione che la precede e che la segue, sono nati gruppi come il nostro, già uno a Capena, si chiama Sinergia Valle del Tevere, sono molto bravi, loro hanno una produzione anche piuttosto cospicua, ne è nato un altro gruppo, sta nascendo a Trevignano, perché uno dei segreti, che certe volte uno si dimentica, che noi non dobbiamo diventare grandi, dobbiamo diventare tanti e rimanere piccoli. Nella consapevolezza nostra, da un punto di vista anche militare, se così ci si può esprimere, che l'oligarchia comunque c'ha il cannone, ma non è attrezzata per i moscerini. Noi dobbiamo diventare tantissimi moscerini e loro non ci vedono, non hanno questo periscopio così, così sofisticato da individuarci. Dobbiamo diventare tanti e la rivoluzione la si fa dal basso punto. Quando ci diranno non c'è il cibo, noi diranno come no, ce l'abbiamo, non ci serve nulla. Il secondo piano, il secondo argomento che stiamo approcciando, a cui stiamo approcciandoci in maniera intensiva, è l'energia, anche perché in parecchie famiglie, se uno facesse i conti, l'energia addirittura come bollette, come soldi, è più invasiva del cibo. Cioè di pane, noi adesso facciamo il pane, ma di pane quanto spendo l'anno io? Spenderò, che ne so, 200 euro di pane l'anno, mentre invece di energia magari spendo 4-5 mila euro tra riscaldamento e cose. Quindi in pratica adesso stiamo puntando su quella, partendo da un motore Stirling, che è una cosa molto semplice. Ah, a proposito, se posso, certo. Vado. L'anno scorso, a maggio, si è riunito tutto il mondo eco-solidale, quindi 138 associazioni conglomerate in rete Gas Lazio, quindi tutti i gruppi d'acquisto, tutto il mercato ecosolidale, una grossa cosa, a Roma a maggio all'antica cartiera sull'Appia Antica, posto bello, organizzata molto bene, è venuta una cosa fantastica, produttori, artigiani, tutti gli acquirenti dei gas, è una cosa ottima. Quest'anno, anche in virtù di alcuni contatti che noi abbiamo, questa grandissima riunione la si fa a Zararolo, proprio da noi. Il comune, devo dire, pur l'amministrazione PD si è mostrato molto collaborativo e ci concede l'uso di tutto Palazzo Lospigliosi, che è un palazzo meraviglioso con sale, saloni e tutto quanto. Quindi il 24-25 ottobre questa cosa si replica a Zararolo, dove quindi confluiranno tutti gli attori del mercato ecosolidale del Lazio, e noi come Resilienze saremo a questo punto, oltre che un pochino ospiti perché giochiamo in casa, anche espositori. E lì esporremo le 2-3 macchine per la produzione dell'energia a costo zero. Molto interessante. Allora, intanto vorrei fare un passo indietro prima di
chiudere la parentesi cibo, a parte che poi la potremo riaprire tutte le volte che vorremo. Però ecco, ho una domanda specifica sul discorso del cibo e poi sull'energia credo che avrei domande fino a domani mattina. Ovviamente non ti sto minacciando di tenerti qua fino a domani mattina. Io non avrei risposte fino a domani mattina, io non le ho. No, sono sicuro invece di sì. Comunque, parlando di cibo, perché sì. Sai, secondo me la cosa migliore quando si fanno questi discorsi è l'esempio. Allora, visto che voi già avete festeggiato a giugno un anno di attività, vorrei capire, ma tu, a casa tua, a casa Neri, ecco, non so se tu, immagino tu sia sposato, magari hai dei figli, eccetera, per il tuo nucleo familiare... No, siamo io e la mia compagna, e basta. Bene, tu e la tua compagna, per voi due, fatto 100 quello che mangiate, quanto viene dal campo vostro, quanto siete ancora, fra virgolette, costretti a comprare? Giusto per capire... Siamo ancora indietro perché abbiamo coperto completamente le verdure, diciamo. Ecco, la produzione orticola ha garantito tutto il nostro fabbisogno e abbiamo creato anche un po' di eccedenza. Con le patate no, abbiamo prodotto metà di quello che ci serviva in tutto l'anno, come frutta ancora meno, saremo al 20%, ma lì non abbiamo fatto nulla, c'erano 3-4 alberi e quelli abbiamo. Per il resto si può dire addirittura zero grano, zero farina, il pane lo compriamo. Quindi siamo ancora, in totale non lo so, saremo al 40% di copertura di tutte le nostre esigenze. Ma calcola che quando tu fai un orto sinergico il primo anno, va benissimo, è rigogliosissimo, infatti i miei sono bellissimi, pieni di fiori, ma producono poco, la terra deve ancora arricchirsi. La permacultura ha delle regole. Il primo anno va molto bene tutto, ma produce poco. Il secondo va addirittura peggio. Dal terzo comincia a raccogliere di brutto. Questa purtroppo è così. Se non adoperi letame, pollina, concime, che però è un po' contrario alla logica della permacultura, che certo. Prevede che ogni sistema sia del tutto autosufficiente. Prendere letame significa prendere cacca di mucca, una mucca ha bisogno di un ettaro per sopravvivere e quindi io in pratica ho arricchito il mio territorio, ma ne ho spogliato un altro ben più cospicuo. Non ha senso nella nostra logica. Okay. I nostri bancali saranno a pieno regime dall'anno prossimo, anche se comunque quest'anno adesso li mettiamo tutti in invernale, quindi cavoli, brassicace, tutti i carciofi, insomma questo inverno già dovremmo avvicinarci un'altra volta al completo fabbisogno per quanto riguarda la produzione orticola. Oh, questo è molto interessante, quindi ricapitolando quello che tu hai detto, la percentuale ancora approssimativamente è del 40%, ma non solo perché ci sono ancora tanti punti da ottimizzare, ma anche semplicemente perché, come ci hai spiegato, visto che il tempo necessario per arrivare al regime è di 2-3 anni, voi avete festeggiato il primo anno, quindi anche se voi non miglioraste nulla, fra 2 anni questo 40% potrebbe diventare 60% magari. Beh, no, già noi siamo passati come numero di bancali da una media di 30 dell'anno scorso a 100 adesso a regime. Poi molti lavori che l'anno scorso abbiamo dovuto fare, come il semenzaio, che è stato un mazzo enorme, anche perché noi non siamo semenziatori professionisti, c'è un fisico nucleare pentito, un chiacchierone, io non ho competenze specifiche, traduttrici di giapponese e di tedesco, c'è di tutto, ma non siamo contadini veri, un contadino vero per ora è molto più bravo di noi, è più forte, c'ha la schiena più robusta, noi siamo in un certo senso contadini della domenica, anche perché gli altri giorni dobbiamo comunque ancora procurarci, come dire, moneta globale per sopravvivere, siamo lontani dal punto di pareggio anche dal punto di vista economico, quindi facciamo 3 lavori, 1 il nostro per camparci in euro, 2 questo qui di contadini e di divulgatori, il terzo appunto di conferenze in giro per far sì che questo verbo si sparga e diventi numericamente il più possibile cospicuo, quindi è una gran faticaccia. Quest'anno comunque abbiamo già a regime un numero di metri quadri orticoli che è 2,5 volte quello che abbiamo avuto in media nell'anno scorso. Quindi anche a parità di efficienza comunque raggiungeremmo l'80-100% del nostro bisogno per quanto riguarda la produzione orticola. Stiamo escludendo certo. Le granaglie che ancora non abbiamo cominciato. Molto molto interessante. Ti devo dire, ci sono alcuni commenti in rete. E fra l'altro una delle domande non solo ha avuto già risposta mentre stavi parlando, ma un altro utente gli ha risposto. Adesso ti leggo così capisci quello che sto dicendo. Allora, Ubermesk dice, domanda,
Come fate a comprare la benzina, pagare il meccanico, la sanità, eccetera, se lavorate la terra? Perché lavorare la terra comporta la piena giornata. Beh, hai già risposto dicendo che oggi tu continui a fare un altro lavoro per guadagnarti la moneta normale, fammela chiamare così, in effetti non è normale per nulla, però insomma, chiamiamolo così per semplicità. E certo. Comunque la cosa bella è che gli ha risposto Alessandro Pivetti, che gli dice: si vede che non hai mai fatto un orto in vita tua applicando certi principi di biodinamica, perché applicando i principi di biodinamica praticamente non è che devi lavorare 24 ore al giorno, insomma la natura fa molto da sé. Ecco, confermi quello che dice Alessandro? Assolutamente, è molto meglio di me sicuramente, e forse anche di Alessandro, senza nulla voler togliere. Potrebbe rispondere Fukuoka, l'inventore della permacultura, che ha scritto un libro, La rivoluzione del filo di paglia, e la sua filosofia: io quando mi alzo al mattino il primo mio pensiero è capire come potrò essere libero dal lavoro il pomeriggio. Esatto. E facendo questo lui ha osservato la natura, perché quando noi diciamo noi coltiviamo, in realtà facciamo un po' un'aberrazione semantica. Noi sì, diamo una mano, ma il grosso del lavoro lo fanno i batteri, i lombrichi, le radici, la verdura, il clima, l'azoto. Noi siamo delle piccolissime particelle. Addirittura Fukuoka arriva a dire che noi meno facciamo meglio è. In effetti. Non ha torto. La vita sul pianeta Terra esiste da 1 miliardo di anni e noi esistiamo da 200.000. Siamo coinvolti nell'industria pesante solo da 2 secoli e abbiamo distrutto ogni ambiente a cui ci siamo approcciati. Quindi noi meno famo, meglio è, perché combiniamo danni grandissima misura. Ti dico una cosa, fra l'altro, Francesco. Io una settimana fa ho visto un video molto interessante sul piano scientifico della scienza tradizionale, da parte di una ricercatrice americana, purtroppo adesso non ricordo il nome, che ha spiegato perché l'essere umano ha un cervello molto più sviluppato dal punto di vista non fisico, anche fisico, ma anche come... anche proprio come intelligenza specifica, lasciami dire, cioè numero di neuroni per chilo, diciamo così, ha la maggiore densità rispetto a qualunque altro essere vivente. La sua dimostrazione è stata perché l'essere umano è l'unico che cucina. E lei, che è una cosa che tutto sommato ci sta, lei dice che se non si fosse scoperto il fuoco e inventato il cucinare, il nostro cervello oggi sarebbe come quello delle scimmie. E io, quando ho finito di vedere questo video, ho detto: brava, questa dottoressa ha fatto una bella ricerca. Ho detto: ma siamo sicuri che è stato un bene la scoperta di sto cacchio di fuoco a questo punto? Perché visti i danni che abbiamo fatto, chi lo sa? Tu che dici? I danni comunque li abbiamo fatti a noi stessi, perché il pianeta di noi semplicemente se ne fotte. Assolutamente. Ha avuto centinaia di milioni di anni di bombardamenti di asteroidi, di alluvioni, di maree alte mezzo chilometro, di temperature di 1000 gradi, quindi non saranno 3 bustine di nylon e 2 barattoli di alluminio a rovinare il pianeta. Il pianeta va bene, come dice George Carlin, non ha nessun problema. Noi stiamo per andarcene a quel paese, noi stiamo per alterare definitivamente l'equilibrio che aveva permesso la nostra nascita. Il pianeta si assesterà su altri equilibri, magari andrà a 500 gradi come Venere, ci saranno gli oceani di piombo fuso, le piogge saranno di acido solforico, qualche coleottero papilette resistente e sicuramente qualche batterio se la caverà alla grande, e noi saremo spariti, come è giusto accada a chi veramente rovina tutto quel che tocca. Speriamo di invertire tramite la consapevolezza questo andamento. Io sono pessimista a riguardo, ma non mi interessa, a me non mi interessa vincere, non si vince nella vita, si vince quando si fa tutto ciò che, per cui siamo chiamati a operare, quando si fa il bene, indipendentemente dai risultati. Vincere è far la propria parte, questo credo. Bene, sono molto contento per queste ultime cose che hai detto, non solo perché le condivido, ma perché spero che con queste affermazioni tu abbia dato una sferzata a chi si sta ascoltando, perché veramente la cosa più bella che ne hai dette tante, ma il mondo, la terra se ne fotte di noi. Questa è proprio bella, perché in 4 parole si capisce come stanno le cose, cioè che dicono: ah, abbiamo rovinato il pianeta. Sì, abbiamo rovinato il pianeta, nel senso che, come tu hai detto appunto, sta diventando sempre più difficile per noi sopravvivere.
ma noi l'abbiamo reso inadatto alla vita umana, lo stiamo rendendo. Esatto, ma... esatto. Una volta che noi siamo spariti, che faranno delle feste a base di champagne, sicuramente. Una volta che noi siamo spariti, ci metterà veramente pochi anni la Terra a liberarsi di noi, come noi ci liberiamo di una crosticina quando guarisce una piccola ferita. Quindi voglio dire, non se ne accorge neanche. Senti, però abbiamo chiuso con una nota di pessimismo che non ci sta benissimo, eh. No, dovevamo chiudere sorridendo e con una nota positiva, Salvo. Ma non abbiamo chiuso, eh? Io non ti sto mica lasciando andare. Ma tu hai impegni, vuoi subito chiudere? No, perché ancora io vorrei parlare di energia. Abbiamo solo parlato temporaneamente di cibo e poi magari ci tornerà in mente, chi lo sa. Ma scusami, dimmi tu, io il primo impegno ce l'ho alle 21.30, quindi... No, sto scherzando, Francesco, non ti voglio tenere fino alle... Ma dico, almeno altri 15-20 minuti me li dai, no? Non c'ho nessuna difficoltà. Batteria? Sì. Addirittura anche la batteria. Aspetta, proviamo di nuovo col computer. Prova a parlare al computer un attimo. Proviamo così? Il telefonino è qui. Mi senti? Sì, perché adesso ti sento bene. Lo sai che forse il problema internet era mio? Prova a parlare un po' a lungo. Però allora alzo, se no ti sento. Sì, prova 1, 2, 3. Proviamo? Proviamo, vediamo se va di nuovo seghettato. Proviamo, mi senti? Per il momento proviamo. Sì, però... No. Proviamo. No, dobbiamo tornare al telefono, Francesco, scusami. Dobbiamo tornare al telefono. Azzarola, ho chiuso, perdonami. E ti richiamo. Io se vuoi. No, che io c'ho un contratto flat, quindi io non... Me l'hai detto. Allora, nel frattempo avevo ricevuto due chiamate, ma pazienza, le persone che mi stanno chiamando, per cortesia, sono in diretta in questo momento, non posso rispondervi. Ok. Chi è? Ecco, chissà chi è. Bene, allora Francesco, quindi parleremo magari di cibo dopo. Adesso capitolo energia. Così, ti prego di abbassare il volume del computer, così non c'è... Abbassato. Grazie. Allora, capitolo energia. Ma scusa, non ce l'hai un auricolare per evitare di friggersi il cervello? No, mi friggo. Mannaggia, stasera vabbè. Stasera cervello fritto. Allora, energia. Quindi, a parte che sai, l'energia è un settore veramente molto interessante, fra l'altro questo giovedì, avrò il piacere di presentare a chi segue Salvo 5.0 un nuovo partner di questo canale che si occupa proprio di energia. E Francesco, preparati, perché io nei prossimi giorni ti metterò in contatto con questo mio amico che ha proprio una piccola realtà, una piccola startup italiana che si occupa proprio di ottimizzazione nel campo energetico, con delle Ottimo. Trovate geniali. Quindi Ottimo. Sono sicuro che ti farà molto piacere approfondire con questo mio amico che si chiama Pericle, ma ne parleremo giovedì. Invece per il momento Ottimo. Parliamo di quello che tu stavi dicendo, cioè voi avete già delle macchine per la produzione di energia. Mi puoi spiegare un po' cosa state combinando? Detta così sembra una cosa grande e importante, mentre invece abbiamo fatto una cosa piccola ed economicissima. Già dall'anno scorso noi siamo partiti producendo delle... Purtroppo lo dico in inglese, questo rocket stove sarebbe stufa a razzo, ma su internet la trovi sempre e solo come rocket stove. In pratica delle stufe che, utilizzando un sistema di coibentazione piuttosto robusto della camera di combustione, raggiungono i 1000 gradi. Questo fa sì che la parte verticale attivi un motore, quindi un movimento dell'aria in espulsione, che permette quindi alla cappa di camminare per 10 metri anche in orizzontale. Spiego che vuol dire. Vuol dire che una stufa autocostruita con un bidone da 200 litri, di quelli vecchi del gasolio, con dentro un tubo ricavato da quelli vecchi di una stufa che non si usa più, vermicolite, isolante attorno, un po' di lavoro, due o tre amici, si può fare una stufa portatile con un bidone più piccolo in mezz'ora, ne abbiamo fatte due una volta noi in un'ora e poi ci abbiamo mangiato in 25 persone. Ma quelle per il riscaldamento casalingo, fatta appunto col bidone grosso, isolata e con questa cappa in orizzontale, la si fa con un costo che va da zero, se rimedi le varie cose, a 80 euro se le compri tutte. Brucia zeppetti, legno di risulta, potature, cazzate, pezzi di ulivo, cose che non paghi, e ti ci scaldi.
questo ne abbiamo fatte già parecchie e subito interessa molto la gente quando ne parliamo, perché c'è molta gente, io abito in campagna, che non può proprio più permettersi il pieno al bombolone, lo chiamano qui, la bomba del GPL, perché sono 1.000 litri a quasi 2 euro al litro, e quindi parliamo di 1.800 euro un pieno, e molta gente 1.800 euro proprio viene sbancata completamente. Con questa stufa devi mettere gli zeppetti, certo non c'hai il termostato, non c'hai il telecomando, devi lavorarci, ma ti scaldi usando roba che chi non ha un bosco proprio troppo lontano in realtà non la paga, la costruisci e la gestisci a costo zero. Questo è proprio il livello basico di partenza dell'energia, quindi scaldarsi senza spendere nulla. Ora presenteremo il 24, appunto, in questa conferenza grossa dell'Eco Solidale proprio qui a Zagarolo, una stufa rocket più organizzata, nel senso che c'è sempre il bidone da 200 litri, sopra c'è una zona fatta con un bidone più piccolo tagliata che fa da forno dove puoi cucinarci, e sopra ancora piccolo, compatto, in rame, lo stiamo realizzando, un piccolo motore Stirling. Motore Stirling basa sul movimento di membrane e di un pistone interno, riesce a produrre, partendo dal calore, energia elettrica. Piccole quantità, però la sera tu metti due zeppetti dentro questa stufa, scaldi casa, ci cucini e c'hai quei 10-15 watt che, se hai messo i LED in casa, ti illumini a costo zero. Bene, molto molto interessante, molto molto interessante. Ti dico, ecco, Ubermes dice: ci può far vedere una foto della stufa alimentata come? Allora, alimentata l'ha già detto, con gli zeppetti, con i trucioli, con quello che trovate, se magari c'è una segheria che vi regala la segatura, se c'è il boscaiolo che ha fatto la legna, oppure, aggiungo io, se c'è magari qualcuno che fa succhi di frutta, che ha i semi, i noccioli delle pesche o delle olive, brucia eccetera, ecco, lui quelli lì ve li regala, gli fate un favore e voi vi ci scaldate. Certo. Ecco, sempre il mio amico Pericle, di cui vi parlavo prima e con cui parleremo giovedì, uno dei suoi brevetti è proprio quello di un pellet particolare che ha un potere calorico maggiore di quello da legno, fatto, sapete con che cosa? Con gli scarti delle fabbriche del caffè. Ah. È una roba straordinaria, scalda di più e costa niente, perché, cioè, vabbè, lui ovviamente per trasformarlo ci sono delle macchine, costa, ma costa meno di quello del legno e ha un potere calorico maggiore. Anche l'aroma non dovrebbe essere male. E anche l'aroma non è male. E poi c'è anche il pellet fatto dalle scorze degli agrumi. Ah. E anche quello ha un potere calorico enorme. Ecco. Oltre a tutto questo, poi, sempre nel campo dell'energia termica, ci sono le stufe con un vecchio principio di tanti secoli, che però non capisco perché non lo usa ancora nessuno, che è quello della pirolisi, che però non usa nessuno. Ecco. Insomma, ci sono amplissimi margini di miglioramento, di abbassamento dei costi, e nei prossimi mesi, grazie a Resilienze, questo è il primo contatto, ma spero, a questo punto io non so se tu ne hai il tempo, Francesco, di fare anche delle rubriche periodiche, non lo so, per insegnare queste cose a chi ci segue. Un giorno insegni la stufa, un giorno insegni a coltivare. Tutte le nostre conferenze vanno in streaming e le abbiamo registrate tutte. Ce n'è una solo sulla Rocket Store, esistono i diagrammi, esistono le foto, esiste lo streaming, c'è già tutto. Abbiamo fatto tutto in questa. Molto bene. E tutto questo è disponibile sul sito resilienze.info? Sì, sì, sì. Dal sito resilienze.info si va a una mediateca, dove per ora abbiamo messo i video di gente importante, quindi di Fukuoka, così, ma abbiamo anche un canale che si chiama Resilienze 2015, che è il canale nostro YouTube, dove ci sono tutti i video nostri. Sì. Oh, benissimo, allora Resilienze 2015, canale YouTube, sì. Trovate tutti i video, fra l'altro qui nella chat qualcuno ha già postato un video che si intitola Stufa Rocket Semplice Misure Tutorial Rocket Stove numero 1 Gas Beton. Infatti. Questo è proprio il tuo video? No, Gas Beton non l'abbiamo mai usato. Vabbè, però comunque l'argomento è quello. Ti stavo dicendo che cosa abbiamo già realizzato come energia. Sì. I piani, gli studi che abbiamo fatto riguardano roba veramente molto, ma molto più complessa. Quindi sistemi di immagazzinamento adoperando
il riciclo delle vecchie batterie al piombo che invece di essere dismesse riusciamo a desolfatare e quindi a creare un pacco batterie a basso costo per poter supplire la notte all'interruzione dell'emissione dei pannelli fotovoltaici. Molti di noi di Resilienze hanno il fotovoltaico, il problema è la notte dove immagazzinarla, come tu sai bene, certo. Il problema dell'energia è dove metterla, perché ancora l'immagazzinamento, se adopera il litio, è molto migliore, ma costa tanto. Le vecchie batterie al piombo sono inquinanti, sono pesanti, hanno un numero di cicli ben determinato. E il piano invece che io lancerò, questa è proprio un'idea mia perché sono particolarmente matto, devo dire, insomma, privo del senso del limite nello specifico, mi era venuta un'idea, quest'estate sono andato a trovare un amico che sta giù nel Cilento, che ha sulla sua piccola barca il motore elettrico, al neodimio, con batteria al litio, in pratica va in giro con un soffio leggero, a casa ricarica con la corrente e quindi non emette gas, non brucia fossili, è stupendo. Da lì mi è venuta l'idea, che in realtà ce l'avevo prima, di riuscire a realizzare, ma questa è un'operazione che travalica di molti ordini di grandezza le possibilità di Resilienze, perché prevede un grande numero di esperti davvero, ma ciò chi mi può aiutare, creare la batteria che vada bene per tutto. Tu c'hai il Tosa Siepi, c'hai una batteria, c'hai il Tosa Erba, ce ne metti due, c'hai l'auto, ce ne metti sei, una smartina elettrica, che già la trasformano vicino a Pisa, e quando arrivi a casa le stesse batterie le infili in una grande restringhiera, tu c'hai la Unibat, cioè batteria standard mondiale, e ci fai tutto ciò che serve per... A cui serva, diciamo, energia, ma non hai batterie grosse e piccole, cambia solo il numero, ma la batteria è sempre la stessa, ovviamente basata sui polimeri di litio. Ne abbiamo comprate alcune, le stiamo studiando, con una morsettiera standard che quindi vada bene un po' per tutto, e stiamo studiando anche questi motori elettrici al neodimio che sono potentissimi pur essendo piccoli. Per ora sono costosi e soprattutto noi abbiamo economie di scala nulle, perché siamo piccoli, non siamo certo Toyota, Honda o cose così. Per ora spero di cominciare prima di questo 24-25, che ci impegna molto. Dovremmo riuscire a condensare tutte le nostre energie in una presentazione che renda sensato questo mio progetto. Dopodiché siamo amici anche, Dario Tamburrano, anche siamo molto amici, lui è deputato, è eletto in Europa proprio nel settore energia, e quindi da lui vanno anche, che ne so, direttori del CNR, insegnanti universitari, gente molto più preparata di noi, e anche con degli agganci e anche già con dei progetti in fieri, in corso. Se riusciamo a mettere insieme tutto ciò, a fare un progetto che sia assolutamente credibile, rendiamo tutto open source, come tutto ciò che noi facciamo, tutto ciò che noi facciamo è pubblico, i piani sono pubblici, non abbiamo copyright, non abbiamo bilanci, non vogliamo soldi, tutte le conferenze che facciamo le facciamo gratuitamente, tutti i nostri corsi, anzi, chi viene a zappare da noi, questa è una cosa un po' strana, abbiamo quasi sempre, tranne un paio di volte, distribuito dei crediti. Quando uno viene a zappare da noi, ancorché sia un imbranato cittadino che ha fatto in 8 ore quello che un contadino vero faceva in 6 minuti, gli diamo 25 crediti. Con questi 25 crediti lui avrà accesso alla produzione futura orticola di quell'orto, o anche degli altri orti, ma soprattutto potrà andare sul nostro sito Resilienze e accedere a tutti gli altri servizi. C'è chi mette le guaine, c'è l'idraulico, c'è chi fa l'accompagno, c'è chi ripara piscine, chi insegna il tedesco, chi insegna l'inglese, il nostro informatico insegna scacchi perché è un campione e paga in crediti lezioni di scacchi oppure di fisica se il figlio l'hanno rimandato a settembre. Ecco. Molto interessante. E qui siamo passati al terzo capitolo, quindi abbiamo cominciato a parlare di cibo. Siamo passati, esatto, per il mondo dell'energia, approcciandolo solamente, ma avete capito, insomma, certo, che ci vorrà un po' di pazienza per arrivare a qualcosa di veramente importante, anche se già le stufe, eccetera, sono comunque dei passi non da trascurare. E adesso siamo arrivati all'ultimo capitolo, non meno importante, anzi diciamo che questo è quello con cui il sistema ci frega, ecco, tutto quanto, la stessa vita, sì, e cioè il discorso della gestione, cioè della misurazione dei beni, cioè la moneta, ecco. E quindi, certo, avete questi crediti, ecco, ma questi crediti sono spendibili
ci hai già fatto degli esempi, ma da persone che si trovano in giro un po' da, cioè io se ho bisogno di un'azione di fisica, io mi trovo a Milano e il professore si trova a Viterbo, come faccio? Cioè ancora no, è una rete piccola, no? Per ora è proprio nostra ferma intenzione rendere tutta questa economia assolutamente locale, per due motivi. Uno, per non entrare proprio nell'occhio del ciclone dell'oligarchia. Non vogliamo che ci dichiarino guerra subito. Infatti non abbiamo dato nome a questa moneta, ma l'abbiamo chiamata crediti, così rimane neutro e non è proprio una dichiarazione di guerra agli euristi e affini. Ma il fatto che sia locale è molto importante. Sia l'agricoltura nostra deve essere locale. Io non posso andare a 100 chilometri a produrre una zucchina a chilometro zero, perché quella zucchina ha già 200 chilometri, 100 l'anna e 100 vetternà, non si può fare. Non posso mettere 50 euro di gasolio per andare a coltivare un orto sinergico, ho già sballato il mio bilancio energetico. E quindi l'agricoltura sarà locale e ci scambieremo con tutti questi altri gruppi che stanno nascendo, nord del Lazio, Capel Trevignano, Ostia, insomma ne stanno nascendo altri, ci scambieremo tutto ciò che non è oneroso trasportare, quindi idee, suggestioni, emozioni e i semi al limite. I semi li metti in una bustina, se c'ho un pomodoro particolare nero, te lo mando e lo provi anche sui tuoi terreni. Infatti come semi facciamo grossi scambi, ma non si devono spostare le merci. Il mondo sta andando in rovina perché la roba viaggia avanti e indietro per il mondo distruggendo tutte le risorse fossili. Ho letto qualche giorno fa un caso eclatante, un incidente anche grave, due camion si sono scontrati frontalmente, mi sembra in Belgio. Uno andava dall'Olanda alla Spagna e l'altro dalla Spagna all'Olanda. Erano carichi tutti e due di pomodori. Ah, ecco. Non ha senso. Cioè, praticamente, a parte che magari avranno anche perso la vita i due autisti, poverini? Ecco, questo non l'ho letto, non lo so, ma... Beh, se è stato uno scontro frontale, se è stato uno scontro frontale. Comunque, a parte questo, che vabbè, comunque un incidente come tanti altri, la cosa, diciamo, fra virgolette, comica, fatto salvo la sorte dei due camionisti, è che i due camion andavano in direzione opposta e contraria. Esatto, portavano i pomodori dalla Spagna all'Olanda e portavano i pomodori dall'Olanda alla Spagna. E questa è follia. E adesso... facciamo dei salti, ma tanto è tutto collegato, il cibo. Adesso la farina che noi mangiamo, quella che è prodotta in Kansas, in Minnesota o forse anche in Patagonia, non lo so, da quelle enormi mietitrebbie che sono alte come palazzine, che camminano sei affiancate, vanno avanti e fanno tipo un ettaro al minuto, quelle mietitrebbie che consumano come uno yacht, dopo raccolgono 100 tonnellate di grano, lo mettono sui camion, che lo mettono sui treni, che lo mettono sulle navi, che attraverso l'Oceano Atlantico, che passano Panama, che attraversano l'Oceano Indiano, che fanno Suez e che ce lo portano a Genova, dove lo rimettono sui camion, sui treni anzi, poi sui camion e nei silos. Ma quanto costa sto grano? Cioè il grano dovrebbe costare, quello che fa tutto sto giro, 500 euro a barile, mentre invece ne costa 25. E tu quindi non puoi coltivarlo qui perché sei fuori prezzo. Ma perché costa così poco? Com'è possibile? Perché noi finanziamo i fossili in ragione di 10 milioni al minuto. 10 milioni di dollari al minuto, 24 ore al giorno, per un totale di 5.3 trilioni di dollari l'anno. Quindi noi quel grano lo paghiamo 500 dollari, 4,50 di tasse, che non ce lo dicono, e 50 invece paghi davvero il grano. Cioè ci stanno fottendo alla grandissima, è folle tutto questo giro, che inquina il pianeta, distrugge le riserve di tutto quanto e noi lo paghiamo, è salatissimo. Ma non è nel conto, capito? È a piedi pagina, è a parte. Certo, beh, diciamo che i conti sono un po' truccati dappertutto. Per esempio, le spese militari americane non fanno parte del bilancio americano, no? Ah, non lo sapevo. Eh sì, così dicono. Io non... 70 miliardi. Ecco, non ho fatto una verifica, ma pare che tutte le spese militari non facciano parte del bilancio. Ecco. Ma questa cosa che ci hai detto è ancora più, ci tocca più da vicino, perché le spese militari, diciamo che per qui da noi, insomma, ci toccano. Beh, in effetti c'è il MUAS in Sicilia, quindi ci toccano e come. Però sicuramente, insomma, pensare che un barile di grano lo paghiamo praticamente 25 volte quello che costa, se ho fatto bene la divisione o la moltiplicazione, no, insomma. Lo paghiamo un 25esimo di quello che costerebbe se fossero imputati i costi reali, certo. I costi dei fossili. Certo. Ogni barile di grano ne costa 8 di gasolio, solo che gli 8 di gasolio ce li addebitano come tasse di finanziamento ai fossili, mettendo fuori prezzo, come un campo di grano in Italia.
Certo. Non lo puoi coltivare. Noi adesso coltiviamo un ettaro, ci andiamo in 15, ci facciamo una giornata prima per il trifoglio azoto fissante, poi lo zappiamo tutto, poi ci mettiamo in grano e dopo un anno raccogliamo. Raccoglieremo 10 quintali, il valore sarà, non lo so, dico, raccoglieremo in totale 1000 euro, abbiamo lavorato in 10, un anno non ha senso. Noi ce ne fottiamo, perché ci facciamo, già un amico nostro sta facendo la mola in pietra, un amico scultore, spero, mi ha detto che la sta facendo, la devo controllare, e quindi noi ci faremo la farina e ci faremo il pane, noi accendiamo il forno a legna a turno, ci faremo il pane e mangiamo il pane senza glutine, con poco glutine, senza gli inquinanti, in un momento comunitario di festa, tutti felici, quindi il nostro bilancio non è monetizzato, è in felicità, noi siamo felici, e quindi noi bilanci monetarizzati non ce ne frega niente, ma se fossimo agricoltori non potremmo permetterci di lavorare un anno su un campo per 1000 euro lordi alla fine. Ovvio, non avrebbe senso, invece ce l'ha e come. Guarda, ti leggo un paio di messaggi che sono arrivati. Allora, uno è Ubermes che dice: per i pagamenti perché non usate PecuSwap? Lo conoscete? Io non credo che, Francesco, tu conosca PecuSwap, ma è un'iniziativa che ha lanciato il mio amico Davide Storelli, che è un avvocato che conduce una rubrica qui su Salvo 5.0 che si occupa proprio di moneta, il valore della moneta, questo è il titolo della rubrica, e lui ha lanciato questa piattaforma proprio per scambi che si chiama PecuSwap. Ti invito magari a darci un'occhiata. Ma la piattaforma ce l'abbiamo noi. Ce l'avete? Noi usiamo Cyclos. Ok, quindi avete già una vostra piattaforma. Abbiamo server ridondante su 3 macchine separate e abbiamo già sviluppato l'applicazione per iOS e Android. Molto bene. Col telefonino possiamo pagare, purché tu abbia, ecco, si ricollega un'altra volta al cibo. Se noi quest'anno fossimo stati contadini più bravi, avremmo avuto un'eccedenza. Un'eccedenza, cioè produzione articola eccedente. Il nostro piano, eravamo già d'accordo con i gestori del mercato contadino qui di Zalarolo, era di mettere un banchetto, cioè tutte le domeniche c'è il mercato, e avremmo scritto sopra, a parte i prezzi ci saremmo allineati, se le zucchine stanno 2 euro, 2 euro, se stanno a 4, a 4, e avremmo scritto in alto metà 50% euro, 50% crediti. E la gente avrebbe chiesto: e che sono sti crediti? E la risposta sarebbe stata: tu che fai? L'idraulico, perfetto. Allora comincia, quando tu lavori, a prendere metà euro, metà crediti, e con la metà in crediti qui puoi prendere tutte le verdure. Ma non solo, questo è l'elenco, se tu vai sull'account di Resilienza e c'hai lezioni di tedesco, di inglese, di francese, le guaine, l'idraulico e quello che ti pare a te, con i crediti. Il Molto fatto bene. Che questa economia noi l'abbiamo intesa come prettamente locale fa sì che quando tu hai a disposizione a fine mese 1000 euro, e sono quelli, e molte cose ti vengono richieste in euro drasticamente, no? Le bollette, il gasolio, la benzina, le tasse, quelle sono euro dipendenti, sono pagabili solo in moneta globale, non ci sono santi. Quindi tutte le cose che puoi pagare anche un po' in crediti, dopo scegli il negoziante che prende i crediti per forza di cose, ti liberi un pochino da questo gioco. Pro quota, un 10%, un 15%, un 5%, quello che sia. La domenica fai lezioni di tedesco, ti fai pagare in crediti e con questi crediti ci prendi, perché c'hai un'infiltrazione, e fai venire il nostro amico Alberto che mette le guaine e prende il prezzo delle guaine, no, in euro, e la mano d'opera in crediti. E attiviamo questo processo che è lento e la gente all'inizio è molto scettica, non capisce. Fantastico, guarda, questa è musica per le mie orecchie. Ti leggo altri due commenti. Alessandro Pivetti scrive: se prenderete dentro le istituzioni vi fermeranno, perché nessuno vuole l'indipendenza economica, altrimenti niente grana con le tasse. Il mercato è drogato, basta non mettere le voci in bilancio. E poi sembra Alessandro Pivetti dice: infatti, non bastando le merci, adesso stanno facendo girare anche le persone, come gli odierni negrieri diventati anche banchieri. Ecco. Poi San Cauriti dice: ma hanno una sede, villaggio, eco, oppure solo digitale? E infine, Carmine, il tutto credo che possa essere definito inizio decrescita felice. Ecco, cosa rispondiamo a San Cauriti? Avete una sede? Se uno vuole contattarvi, cosa deve fare? Immagino che sul sito, no? Beh, sul sito ci sono anche i nostri telefoni, noi ci riuniamo minimo 2 volte a settimana, una in funzione, diciamo, di conferenza, e una la cosa migliore è venire a un nostro permablitz, si impara a fare un orto sinergico,
non ci si ammazza, noi non ci ammazziamo, perché è un lavoro che si potrebbe fare in 3 professionali, lo facciamo in 20, quindi zappa chi può, cincischia chi può, 2 stanno a cucinare, ognuno porta qualcosa da mangiare. Domenica, per fare un esempio, facciamo lo sterro, lo sbancamento, e lo si fa a turno perché siamo in 10, quindi il massimo in 2 o 3 si lavora di badile e piccone, quindi quando sei stanco passa il testimone a un altro. All'1 abbiamo fatto tutta la parte più dura di sicuro, dopodiché si mangia. Noi non facciamo spuntini, noi mangiamo 3 ore, ecco, capiamoci bene, perché ognuno porta certe volte per tutti e ci troviamo 18 teglie di cose. Ecco, non c'è mai carne nelle nostre libagioni, siamo oramai quasi tutti vegetariani, quindi, ma c'è di tutto, perché ci sono melanzane di parmigiana, timballi, couscous, c'è l'ira di Dio. Finiamo di mangiare tipo alle 2:30, facciamo teoria fino alle 4, 4:30. Teoria significa spiegare che cosa andremo a fare nel pomeriggio, ma soprattutto si attiva una condivisione di pensieri, in pratica a ordine del giorno libero. Certe volte eravamo partiti per spiegare l'innaffiamento e siamo andati invece a parlare di cose estremamente interessanti. Ecco, quello che accade, che mi e anche ci e anche lì, mi riferisco agli altri, rende felici, e lo vedo dai commenti ogni volta che facciamo qualcosa, è il senso di comunitarietà, che è molto sviluppato, che dopo il cibo, dopo l'energia, dopo la moneta locale, viene per quarto economicamente, ma in realtà è il primo come importanza. Se non ricreiamo la comunità, siamo fottuti. Il fine dell'oligarchia è dividerci, è spezzettarci, è atomizzarsi, ognuno da solo. Chi è da solo perde, anzi, chi è da solo ha già perso. Esatto, quest'ultima affermazione è assolutamente forse la più importante, infatti ho detto il quarto punto ma è il primo, io sono d'accordo, credo che sia il primo, perché il trucco, il vecchio trucco del divide et impera è alla base di tutte le fregature, cioè diciamo che tutte le fregature, quella monetaria, quella farmaceutica, quella energetica, quella alimentare, eccetera, si fondano tutte su questo grande pilastro che va avanti dai tempi dei romani. Divide et impera. Esattamente. Quindi loro ci fregano così. Soprattutto si riferivano alle nazioni conquistate, mettevano i Germani contro i Galli, vabbè, quello è ovvio. Ma questa mega moderna oligarchia, che è ancora più globale, ancora è molto più grande dell'impero romano, ci ha messo in realtà, ci ha convinti che il sistema capitalistico, liberistico, basato sulla competizione, sia l'unico, no, non sia il migliore, ma sia l'unico. Mentre invece non è così, e infatti non funziona, infatti siamo infelici. Perché l'uomo proprio è strutturalmente progettato per collaborare. È attraverso la collaborazione che l'uomo, attraverso e verso la collaborazione che l'uomo è diventato grande e ha conquistato il pianeta. Al momento in cui, purtroppo, come dice Conrad Lorenz, non ha avuto più concorrenti di altre specie, quindi la concorrenza per l'uomo è diventata intraspecifica. L'uomo è da molto tempo che ha come suo solo nemico un altro essere umano. Questo ha un po' ribaltato, come se fosse una specie di malattia autoimmune, i suoi paradigmi interni, perché è diventato specializzato nel nuocere all'uomo. E il guaio è che ci sta riuscendo. E come nuoce? L'uomo nuoce molto all'uomo. Invece di collaborativo, ci hanno convinto che è importante competere e vincere in questo mondo della competitività, e questo ci rende deboli, ci rende infelici, perché alla fine di tutta la baracca gli altri siamo noi, quindi combattere costantemente gli altri significa combattere contro di noi. Guarda, mi è piaciuto tantissimo l'esempio che hai fatto come una malattia autoimmune, anche perché, vabbè, per tante ragioni, insomma, è un argomento che conosco. Quindi veramente molto, molto interessante, e ti dico, io credo che la parola competitività in questo momento sia quella che mi sta più sulle scatole. E la sento tutti i santi giorni. Guarda, sono stato questo weekend a Camogli per il Festival della Comunicazione, e lì ho ascoltato appunto Mauro Moretti, Federico Ghizzoni, Monica Maggioni e Ferruccio De Bortoli parlare di competitività, dobbiamo competere nel mercato internazionale, l'informazione, dobbiamo competere, ma con chi ti vuoi competere? Ma l'abbiamo capito che alla fine questo piccolo pianeta dove ci troviamo è uno sputacchio infinitesimale all'interno dell'universo, e siamo da soli. Collaborare.
Ma con chi cacchio ti vuoi competere? Io veramente non capisco. Infatti, quando quella ricercatrice ha scoperto che siamo così intelligenti a causa del fuoco, dico, ma forse se non l'avessimo scoperto sto cacchio di fuoco staremmo veramente molto meglio, perché ancora saremmo costretti a combattere con il leone che ci sbrana, oppure magari con il coniglio per mangiarcelo, e non ci farebbe neanche tanto male. Io sarei comunque vegetariano, ma un po' di coniglio mangiato perché te lo sei preso con le tue mani sicuramente non ci fa il male che ci fanno le fettine nei vassoietto di polistirolo. I bambini oggi pensano che le fettine nascano così, non lo sanno neanche che sono dei pezzi di mucca, così come il latte nasce in bottiglia, perfino l'acqua nasce in bottiglia, come dice anche il mio carissimo amico cantastorie Luca Bassanese, ecco, che ha fatto una stupenda canzone, l'acqua non nasce nella bottiglia. Che meraviglia, che meraviglia, l'acqua non nasce nella bottiglia, ecco. E purtroppo siamo così, perché ci hanno proprio fregati con una propaganda lunga due secoli, poi neanche tanto, in due secoli sono riusciti a fregare un'umanità che aveva vissuto per quanti anni? Da quanti anni c'è l'uomo, Francesco? Non me lo ricordo. 200.000. 200.000. Se ci mettiamo anche quelli simili a chi vota PD, ma comunque una cosa... gli anelli mancanti della rivoluzione darwiniana, sì, mancanti sì. Non tra l'uomo e la scimmia, Sì, sì. La scimmia è quello di prima, dico. Quindi se io ci avessi il genio nella lampada e Resilienze fosse molto più potente di quel che è, perché noi comunque siamo 10 che ritagliamo, siamo 10 fissi, e poi siamo arrivati anche a essere 45 quando abbiamo dovuto fare un orto enorme per la comunità Emmaus, qui vicino, rotondo, bellissimo, che è diventato famoso quell'orto. E un sogno nel cassetto, che spero non vada a male, sarebbe interessarci di istruzione, perché l'istruzione è molto simile come parola a distruzione, purtroppo. Noi oramai siamo fottuti, Salvo, ci hanno infilato in testa talmente tante idee sbagliate che in un certo senso siamo andati a male, e i nostri sogni di divulgazione comunque la gente potrà raggiungerla, la consapevolezza, ammesso che ci si riesca, tra decine di anni. La strada più corta, per assurdo, è ripartire da capo, ripartire dai bambini. Se potessi, se avessi il potere, se avessi i soldi, se è moneta globale o locale che sia, sarebbe il nostro sogno mettere su degli istituti scolastici dove i bambini stiano in mezzo a un bosco, imparino a collaborare, ognuno deve avere il suo animaletto, e probabilmente ci sarebbe a questo punto tra 20 anni un'umanità migliore, più sensata, più equilibrata, più buona. Molto bello. Beh, questo si coniuga molto anche con quello che dice il mio carissimo amico Silvano Agosti, che dice che è un'assurdità mandare un mito, è un'assurdità mandare i bambini a scuola a 5-6 anni, farli stare lì seduti su quei banchi per 4-5-6 ore al giorno, eccetera. Ecco, quindi fare una sorta di homeschooling magari all'aperto, ecco, questo è il tuo sogno. Che è sto termine inglese? Anglofono. Hai ragione. Cancelliamo homeschooling. Scuola nel bosco. Istruzione. Ma già la parola scuola non mi piace. Diciamo istruzione nel bosco. Diciamo impariamo insieme. Perché poi, come dice ancora una volta Silvano, i bambini hanno molto da insegnare agli adulti. Quindi è uno scambio più che altro. Non è che sono gli adulti che devono necessariamente insegnare ai bambini, ma ci si scambia informazioni e insegnamenti. Beh, è molto ambizioso e molto bello quest'ultimo anello. Quindi abbiamo parlato di cibo, abbiamo parlato di energia, abbiamo parlato di moneta, abbiamo parlato di felicità e adesso parliamo di istruzione, di comunità e di istruzione. Quella è una cosa che così aleggia nell'aria, ma è lontanissima dalle nostre possibilità. Certo. E una cosa che potremmo fare, l'hanno fatto già in Catalogna, nei Paesi Baschi e in altri luoghi, però lì bisogna raggiungere il numero critico di 1.500 aderenti a un sistema economico, sembra, locale. A quel punto riesci anche a finanziare ambulatori. Sì, sì, fare una sorta proprio di una comunità di sanità pubblica, una comunità totalmente autosufficiente anche sul piano sanitario, sì. Sì. Sì, sta tagliando tutto, non so se... A parte che, scusami Francesco, ma diciamocela tutta. Ma se noi facciamo una comunità che arrivi veramente a diventare un moscerino al 100%, quindi a sparire per la Matrix, guarda che abbiamo pochissimo bisogno di sanità.
Certo, quello che si spezza il braccio perché cade dall'albero, ma voglio dire, non ci sarebbe bisogno di oncologi, non ci sarebbe bisogno di infettologi. No, Salvo, noi creiamo questa cosa qui, ma abbiamo persone che comunque sono state a contatto per 20 anni con i cancerogeni. Certo, certo. Non è che di colpo le pulisci. Quelli che nascono, comunque gli aerei sopra ci passano, il cementificio di Colleferro è qui poco a sud da dove viviamo noi, siamo in mezzo a una bella nuvolaglia di miasmi ancora, quindi un'isola è solo per la gestione, ma nessuno di noi può pensarsi al riparo da nulla, purtroppo. Guarda, qui ci sono alcune domande, una anche una vera provocazione. Praticamente San Cauriti dice: ma i resilienti vanno a votare? Noi, questo è completamente lasciato ovviamente ai singoli. Io so che cosa votano la stragrande maggioranza di noi, sì. Okay. Votiamo, sì. Quindi molti votano. Ok, no, perché io credo di sapere che Ubermes, che risponde dicendo bella domanda, ha ha ha, è uno di quelli, e io molto spesso sono d'accordo con lui, che addirittura dice se votare servisse a qualcosa non ce lo lascerebbero fare. E quindi dice: io vado dal presidente del seggio e dico: metti a verbale che non mi sento rappresentato, non voglio esprimere il mio voto. Ecco, credo di poter dire che probabilmente questo nostro ascoltatore la pensa così, e devo dire che molto spesso la penso così anch'io, molto molto spesso. Quindi... Però l'altro ieri ero a Guidonia. C'è stata qualcosa, sai che io sono molto critico contro il Movimento 5 Stelle anch'io, quindi non voglio fare nomi. Comunque, a Guidonia, 3 consiglieri del Movimento sono riusciti a mandare in galera il sindaco. Sono riusciti a mandarlo in galera? Eh sì, i domiciliari, già da parecchio Rubeis, hanno fatto crollare tutta la giunta. Guidonia c'ha 100.000 abitanti e c'ha 2 inceneritori, bruciano l'immondizia nel cementificio ex Unicem, ora Heidelberg dei tedeschi, o dei cinesi quello lì. C'hanno un'inviolata che è un'enorme discarica, ovviamente fatta sopra che cosa? Sopra la falda acquifera, quindi nella falda acquifera c'hanno colibatteri, metalli pesanti, quindi in pratica qui si parla di difendere proprio la nostra vita. La maggior parte delle cose, la rivoluzione sicuramente è un fenomeno locale, e partendo appunto dal locale per eccellenza che siamo noi stessi, ma alcuni fenomeni devi antagonizzarli sul nazionale. La lotta che stiamo facendo contro il TTIP, comunque perdente, ma chi la sta facendo? Certo, io voto, poi ognuno facesse come. No, ma ci mancherebbe assolutamente. Io ho il massimo rispetto per chi vota. Voglio dire, tutto sommato, per chi vota Movimento 5 Stelle è comunque un voto di gran lunga meno inutile di qualunque altro voto. Personalmente, io credo, la mia convinzione è che anche se ci fosse domani un governo 5 Stelle, non riuscirebbe a fare niente, ma attenzione, non per mancanza di fiducia nel governo 5 Stelle, anche se ci fossi io come primo ministro di questo governo non farei niente, perché non me lo lascerebbero fare, e se io mi incaponissi e lo facessi lo stesso, mi ammazzerebbero come hanno fatto con Moro, come hanno fatto con Kennedy, eccetera. Quindi l'unica speranza è di cambiare le cose essendo piccoli e diventando grandi solo come moltitudine, esattamente lo spirito di resilienza. Ecco, questa è la mia convinzione, ecco perché ho smesso di fare attività politica, e il mio sogno, come ti ho detto durante le ferie estive, è quello di fare un orticello in Sicilia. No, Salvo, quello che noi stiamo facendo è politica, questa è la politica vera. Io conosco centinaia di piccolissimi gruppuscoli limitatamente che non fanno altro che fare mozioncine per il tombino, per il lampione, sono diventati tantissimi piccolissimi ininfluenti comitati di quartiere. La rivoluzione è quella che stiamo facendo noi, tu divulgando, noi zappando, le chiacchiere stanno a zero. Bene, io sono completamente d'accordo, e io appunto vorrei aggiungere a questa mia attività di comunicare anche quella di zappare, ma è veramente questione, è solo questione di tempo, e poco tempo, veramente pochissimo, dipende da come vanno certe cose che riguardano la mia famiglia, ma diciamo... Senti un po', Salvo, dimmi. 24 e 25 a Zagarolo, ottobre, adesso tu non lo sai, dirai di no, tu non sai cosa farai il 24 e 25, esatto. Ma se infili nel tuo calendario quelle due date, magari ci leghi qualche altra cosa da fare qui a Roma, in Parlamento, vai a intervistare qualcuno, sarebbe cosa buona, pensaci, te l'ho buttata lì. Guarda, io me lo sto scrivendo subito, 24... 24 e 25, conosci della gente molto bella, bella dentro, a parte
il fascino è indiscutibile, ma parlavo della bellezza dell'animo. Certo. E facciamo una cosa molto grossa e interessante, sei ospite, per il top. Bene. Potrebbe essere un'idea. Bene. Va bene? Quando tu dici sei ospite, intendi dire che lì si mangia tutto quello che hai detto gratis addirittura, sì, per uno che viene da fuori? No, ma ma no, sto scherzando, era solo una battutaccia. No, ma è così. Okay, no, okay. Ci abbiamo case, ci abbiamo tutto. Va bene, guarda, sarebbe veramente fantastico perché, fra l'altro, io il 2 giorni prima, il 22 ottobre, festeggio il compleanno, sarebbe un modo carino di festeggiare, anche se proprio in quei giorni c'è una mia carissima amica che si chiama Anna, che mi ha detto che, non mi ricordo però se il 22, il 21, il 20, non lo so, c'è qualcosa dalle parti di Torino, e non mi ricordo neanche bene che cosa. Comunque, guarda, me lo sono scritto, ci provo, bene, veramente, mi farebbe veramente piacere. Ottimo. Francesco, come rimaniamo d'accordo? Tu te la sentiresti di prenderti un impegno magari 2 volte al mese? Non ti voglio dire una volta a settimana, diventa troppo pesante. Una volta al mese, ogni quando vuoi, magari a raccontarci qualche aggiornamento, magari così, 10 minuti, come abbiamo fatto adesso, più veloce, per dire abbiamo fatto questo, quest'altro, eccetera. Che ne dici? Ti piace? Sì, come no. Ottimo, bravo Salvo. Bene, allora, ci sto. Allora scrivitelo tu. Io, lo sai, nei giorni lavorativi, che per gli altri sono lavorativi, per me questo è un gioco, sono qui. Quindi quando tu dici, Salvo, guarda, abbiamo la stufa migliorata, abbiamo fatto un altro bancale, che ne so, delle novità che tu ritieni interessanti, facciamo un breaking news così di 10-15 minuti per aggiornare i nostri amici. Che invito. Ecco, se io avrei capito che sono un po' imbranato come informatico, anzi non lo sono affatto. Se parlando io adesso con te volessi farti vedere delle cose, cioè la stufa, che ti mando dei file prima, ti mando qualcosa prima e tu li mandi, come può funzionare? Sì. Allora sì, se hai qualcosa online, io da qui ho la possibilità di mandare in onda. Quindi se tu mi mandi il link, non c'è neanche bisogno che mi mandi proprio fisicamente la fotografia, fisicamente, il file. Perfetto. Altrimenti benissimo. Puoi anche mandarmi il file, certo. Ti mando i link spiegando che cosa sono. Guarda, il link è al piccolo video che abbiamo fatto nel momento della realizzazione della Rockesto. Ecco, tanto per dire una, ieri ci abbiamo in streaming, non noi direttamente, ma siamo in contatto con la URL, Unità di Resilienza Locale, che l'ha aperta Dario Tamburano a Roma. E okay. Ieri abbiamo fatto un corso per 15 persone di assemblaggio, montaggio, uso e taratura di una stampante 3D. Molto bene. Stiamo lavorando anche lì. Una domanda per concludere, Francesco. Se fra i nostri ascoltatori si creasse un gruppo di 5, 6, 10 persone, che ne so, a Venezia, oppure a Reggio Calabria, oppure a Livorno, voi sareste disposti a fare una spedizione non punitiva, naturalmente, ma diciamo un perma... Punitiva. Com'è che si chiamano perma... com'è che si chiamano i vostri perma scoop? No, com'è che si chiamano? Perma blitz. Un perma blitz. Lo fareste un perma blitz a Livorno, a Reggio Calabria, a Ragusa, a Venezia, per insegnare a un gruppo, certo, non una singola persona, un gruppo che potrebbe diventare un clone di resilienza, ecco. È pensabile? Beh, insomma, è oneroso, è Ragusa. Se mi dici Livorno è una cosa, Ragusa o Reggio Calabria sono lontane, non è un giochetto. Mm. E a Rovigo ne sta nascendo uno, proprio una persona un giorno mi chiamò e dice, guarda, ho ereditato 10 ettari, che ce faccio? Che ce fai? È importante che non metti su un'industria agricola, perché se metti su un'industria agricola, ti segni, IVA, prendi 10 dipendenti, fai le cose, vai fallito, dopo un anno c'hai tipo 1,5 milioni di debiti. E invece fa una cosa piccola, fatta bene, l'ho mandato da Permacultura Veneto, gli ho dato tutti gli indirizzi, sì. Ha scoperto un mondo di cui non sapeva niente, come d'altronde io, 2 anni fa, io non sapevo cosa fosse la permacultura. Stupendo. Ecco, quindi, cari amici, se vi è venuta la fantasia, la voglia, contattateli. Come avete capito, quanto più siete vicini a Roma, Zagarolo, insomma, in Lazio, tanto più è probabile che magari Francesco o qualche altro possa darvi una mano anche fisica, proprio concreta, certo, per lanciare un clone, diciamo così, di resilienza. Ecco. Ma in altre località, come magari in Sardegna, ho talmente tante richieste dalla Sardegna, di gente, ma che fate, venite, che facciamo, come si fa, chi è qui, che in realtà li ho messi in contatto e hanno creato un gruppo, perché noi eravamo pochi,
ce n'era di Sassari, ce n'era di Villasimius, vicino Cagliari, ce n'era uno di Porto Pino. Quindi si sono messi in contatto loro, li ho messi in contatto con Permacultura Sardegna, perché ogni regione alla fine ha il suo profilo, e quindi sta nascendo qualcosa anche lì. Se è vicino, noi siamo andati a Trevignano, siamo andati a Sud, a Gaeta. Certo, se dobbiamo andare a Reggio Calabria diventa proprio anche oneroso come tempi, come soldi. Noi siamo tutti sulle nostre spese, non ci abbiamo mica dietro gli sponsor, quindi andare a Reggio Calabria, insomma, certo, le zucchine a chilometro zero non puoi farle a Reggio Calabria, quindi all'inizio sarebbe più utile che ci si leghi cogliendo le occasioni quando nascono. Adesso a giugno costruiamo qui vicino a Castel San Pietro, un paese bellissimo in alto su una montagna che vede tutta Roma, la prima delle nostre, casa in paglia. Ah, molto. Io ne ho visitato una, credo che sia la più grande d'Europa, che si trova dalle parti di Udine, se non ricordo male, del mio amico. È una scuola o un'abitazione civile? No, 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 è un ecovillaggio, l'ecovillaggio di Enzo, Enzo Nastati, conosci? Si chiama La Nuova Terra, è un ecovillaggio, insomma, in rete molto noto, io sono avuto il privilegio di andarlo a visitare. C'è anche un video, se vai sulla videoteca e cerchi ecovillaggio lo trovi, c'è la casa in paglia più grande d'Europa, non mi ricordo se è 500 metri quadri, una roba enorme. Tu sai se l'ha fatta Stefano Soldati? No, l'hanno fatta loro, proprio questi ragazzi qui di questo ecovillaggio, il cui leader, perché è la persona più anziana, fra virgolette, non è anziana, è giovane, però insomma quella più competente, che si chiama Enzo Nastati, si chiama La Nuova Terra. Ecco, La Nuova Terra. Cercatelo in rete, guarda, fanno delle, a parte che trovi anche dei video nella mia videoteca, cercando appunto ecovillaggio, anche fra gli eventi del 2014-2015, vabbè, te lo mando io il link, dai. Comunque, se tu cerchi, proprio c'è la banda di ricerca, La Nuova Terra, all'interno del mio canale, cerchi ecovillaggio, trovi le interviste, eccetera. C'è questa casa di paglia con un muro di un metro e mezzo, 2 metri di spessore. È un ambiente fatta con i balloni, sì, ma poi tutta rifinita, se tu la vedi è una cosa fantastica, sì. Ma sono bellissime, poi le scaldi con un meraviglia, praticamente saranno 300-400 metri quadri di ambiente dove c'è la mensa, si scalda con una stufetta a legna di mezzo metro quadro, non disperde nulla, è una roba è fantastica. Il futuro, le ho studiate bene, magari potessi rifarla, ma io a casa ce l'ho e disperde una quantità di energia folle. Ecco, studiando tutti i sistemi di produzione dell'energia, fotovoltaico 20%, solare termico del 40 al 47, le rocket store 65, l'abbiamo studiati tutti, di gran lunga, ma proprio di gran lunga, il più efficiente sistema in ordine alla cura dell'energia è non buttarla. Certo. Non buttarla, c'ha il 100% di efficienza. Se tu puoi trovare tutti i sistemi che ti pare per scaldare casa, ma se c'hai un colabrodo, come la maggior parte delle nostre case sono, tamponate male, tufo, mattoni, il calore se ne va tutto da tutte le parti, e lì l'investimento migliore sicuramente è fare un cappotto fatto bene, magari non con la chimica, non con i poliuretani espansi a base formaldeide, ma soldati che io conosco, Mattei, adoperano le incannucciate di palude e poi sopra sbruffata a terra cruda, oppure adesso si fanno anche degli impact, dei mattoni proprio di canapa e grassello. Bene, caro Francesco, qua i nostri amici che ci seguono sono veramente molto, si sono lanciati con tantissimi commenti, se hai voglia, poi se hai tempo e voglia te li puoi andare a leggere, te ne leggo solo qualcuno, c'è anche una battuta carina di Alessandro che dice: dopo l'ultimo tango a Zagarolo nel 2015 abbiamo l'ultimo campo a Zagarolo, l'ultimo campo. Speriamo non sia l'ultimo. Ecco, esatto. Poi Sgorbio scrive: finché continuiamo a competere ci sarà sempre qualcuno che perde, ci addestrano a sbranarci fra noi in un mondo che sembra sempre di più un immenso gioco delle sedie, come quello che ci facevano fare all'asilo, in cui un bambino alla volta rimaneva senza la sedia su cui sedersi. Guarda, Carmine, secondo me è peggio di come dice Sgorbio, quando si compete si perde tutti. Esatto. E poi Carmine dice: la vera rivoluzione si fa tornando a zappare, grande verità, condivido al 100%. Aggiungerei anche allevando animali, non per mangiarli, ma solo per aiutarci nei lavori e magari prendere i loro prodotti, ad esempio lana, latte, anche letame, non fare allevamenti, ma solo per uso domestico. Vabbè, sul letame abbiamo già detto prima, hai già detto prima che in effetti non serve. Vabbè.
No, se ne adoperi molto, comunque riempi l'orto di nitrati, non fa bene. È sempre comunque un problema di scala. Esatto. È sempre un problema di scala. Se una mucca che ogni tanto fa la cacca in giro per un prato, lo fertilizza. Se tu butti sempre nella stessa zona di prato la cacca di 1000 mucche, quel prato lo rendi acidissimo, pieno di nitrati, e un ortaggio che nasce lì, anche se viene grosso così, è quasi tossico sul lungo termine. Certo, certo, certo. Ti leggo gli ultimi commenti e poi ti lascio via. Matteo scrive: chilometri zero, decrescita, istruzione, comunità, queste sono cose utili, complimenti. E poi aggiunge: mi sembra di sentire il primo grillo, Salvo, cappottino termico, decrescita, complimenti. Insomma, Matteo è molto contento, io sono contento per lui. Populista gli risponde e dice: sono gli argomenti che si trovavano sulla cosa quando c'era Matteo Ponzano ed era molto seguita. Vabbè, poi aggiunge un commento che io non mi piace leggere, perché comunque dice: lo schifo che è diventata adesso non lo segue più nessuno. Vabbè, ragazzi, sapete che a me i commenti così estremi su chi comunque lavora, io non li gradisco, però va bene. In effetti sono in molti a dirmi che la cosa non è bella come un tempo. Vabbè, ragazzi, venite qui su Salvo 5.0, non so che cosa dire. La cosa è diventata un'altra cosa. La cosa è diventata un'altra cosa, ecco, questa è bella, questa è bella. Francesco, bene. Io ti ringrazio veramente infinitamente, per me è stata una bellissima esperienza, finalmente anche oggi la rete non ci ha aiutato molto, ma noi siamo riusciti. Che dirti, siamo resilienti anche lì. Siamo resilienti anche lì. Non appena ci sono novità da parte tua, ti prego di fammelo sapere. Io spero, sarei veramente molto contento di abbracciarti il 24 e 25 ottobre a Zagarolo. Proviamoci. E ci sentiamo, spero, e anche vediamo al più presto possibile. Ti saluto. Benissimo. Ti saluto. Un bacio, un abbraccio. Un abbraccio, Salvo. Anche a te. Stammi bene. Un abbraccio. Ciao, buona serata, ciao, 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 ciao. E allora, carissimi amici, io a questo punto, ecco, Francesco ha anche chiuso il collegamento Skype, quindi vi saluto molto velocemente. Vi ricordo appuntamento importantissimo questa sera alle ore 21:30 con Massimo Mazzucco e Giovanni Caglianiello per parlare di 11 settembre, con 3 giorni di ritardo, 11 settembre, 14 anni di bugie. Ecco, questa è la locandina della trasmissione di stasera. Mi raccomando, fate girare la voce, condividete anche il video dell'intervista che avete appena ascoltato, questa qui con Francesco Neri e le resilienze. Ecco, vi faccio vedere anche questa locandina, eccola qui. Quindi, cari amici, mi raccomando, vi aspetto tutti quanti stasera. Un abbraccio a tutti voi, grazie infinite per averci seguito. E grazie infinite anche per aver partecipato con i vostri commenti, perché come sapete, quando lo fate, quando commentate, arricchite sempre di contenuti, di impressioni, di comunità. Ecco, respiriamo un'aria di comunità. Questo è il bello, questo è il motivo per cui sono felice di mettere in pratica questa passione, che come sapete non è un lavoro, ma per me è un gioco. Grazie a tutti voi per essere stati in mia compagnia e in compagnia anche di Francesco. Ci vediamo allora alle 21:30 con Massimo Mazzucco e Giovanni Caglianiello. Per il momento è tutto, grazie a tutti voi.